vince! Andiamo! Rio! Andiamo! Rio! Andiamo a prenderci la coppa! Rio, Pepe! Andiamo! Rio! Andiamo a prenderci Rio! Pepe! Potenta, poi ragazzi, qua Maxo, Giovanni Carlo, sono Assoli, sono qui a presentare questo nuovo video che ragazzi è il secondo episodio di Andiamo a Rio. Tecnicamente parlando doveva esserci virgola Beppe, perché come avete potuto vedere nella fantastica intro che ho creato io, che ho doppiato in parte io, c'è il magico, c'è Caressa che dice a Fabio Andiamo a Rio, poi Caressa gli risponde Andiamo a Rio. E poi infine c'è Fabio che dice Andiamo a Rio Beppe. Quindi c'è stata una cosa abbastanza tattica. Comunque questa serie si chiamerà semplicemente Rio, anche se sarebbe dovuto tecnicamente essere un virgola Beppe. Comunque vale già in ciancio, andiamo. Per prima cosa vi volevo ricordare di passare la FIFA con se siete interessati a comprare il piede di FIFA. E poi un'altra cosa, perché come potete ben vedere io ho 19.893 crediti. Perché questo? Allora, innanzitutto devono essere 20.000, ma ho sbagliato a fare due conti, quindi una cosa un po' tattica. Secondariamente perché un mio iscritto ha avuto un'idea stramagica. Qual era questa idea? Che appunto è, per rendere un po' la serie diciamo un po' più emozionante, cosa dovrò fare? Ragazzi, adesso stavo cercando di spiegarvi in una maniera un po' complicata in che cosa consisteva l'idea, ma ho deciso di spiegarvela bene bene adesso. Allora, in pratica io dovrò andare a disputare una partita. Al termine di quella partita dovevo fare una sottrazione tra il numero di reti che io ho fatto e il numero di reti che ho subito, e il risultato mi darà il numero di pacchetti che dovrò andare a aprire nell'episodio, oppure subito dopo, diciamo, nell'episodio successivo oppure subito dopo. In che senso? Vi faccio un esempio. Allora, nel primo episodio io avevo disputato una sola partita, quella partita era finita 7-3. 7 meno 3 quanto fa? 4. Ecco perché io adesso ho all'incirca 20.000 crediti, perché andrò ad aprire 4 pacchetti. Poi quando l'ho ricercata non c'era più, una cosa abbastanza ambigua, YouTube fa sparire i commenti e quindi non posso ringraziare l'artefice, l'autore di questa fantastica idea. Comunque grazie, se sei stato tu a dirla, tu scrivilo nei commenti e ti ringrazierò pubblicamente. Comunque adesso andiamo a aprire questi... ah no, l'ultima cosa, Maicon, va bene, un terzino destro e Zabaleta, dai, un terzino destro. Tre terzini destri, sono terzini destri. Va bene, però Michael è buono. Poi volevo dire un'altra cosa. Adesso, questo video non so se ci sarà, perché abbiamo raggiunto i 4.000 ieri. Se non c'è stato, perché io sono di una grazia infinita. No, a parte scherzi, ovviamente come sempre vi voglio ringraziare, ma vi chiedo un attimo di lasciare un bel mi piace e di cercare di raggiungere i 4.000 entro domani. Cosa succede se li raggiungiamo entro domani? Uscirà l'episodio numero 3, oppure il Double or Nothing. Ora bisogna un attimo vedere. Comunque, adesso sì che possiamo iniziare seriamente. 2 minuti di presentazione, 30, anzi stiamo facendo pack opening. Secondo pacchetto troviamo un altro terzino, Leandro Damião. Fer Paul Pogbang, non l'avevo visto. Buono, dai Paul. Sono il sole. Ok, non lo sono più. Bisogna non sapere un po' meglio. Va meglio così. Andiamo ad aprire il penultimo pacchetto. Boateng, non male. Non male. Se mi state chiedendo perché i miei capelli sono così illegali, è perché ovviamente è sera e non sto a rifarmi. Questi sono quelli di stamattina, quindi è una cosa tattica. Servirebbe Hulk. Oh mio, non ci credo! Hulk! L'ho chiamato! Ho detto! Ci servirebbe Hulk, è uscito! Non ci posso credere! Mio Dio! Mamma mia! E ragazzi, ho sistemato un attimo una squadra che tecnicamente parlando è questa qui. Solamente c'è un piccolo problema, perché ovviamente per dare contesa a più persone, a più giocatori possibili, ho dovuto appunto mettere dei giocatori che non mi piacciono assai, quali De Jong oppure Etenga. Quindi adesso cosa dovremo cercare di fare? Dovremo cercare di vincere la partita che stiamo per andare a fare di un macello, tipo di 4-5 gol di vantaggio, in modo tale da poter poi aprire dei pacchetti e di visionare, di predicare altri giocatori. Non so se si dica così, però voi accettatemi il termine. Comunque adesso andiamo a cercare il nostro avversario. Vediamo la squadra del nostro avversario. 61 di intesa, non male dai. 74 di valutazione, ce la possiamo, facciamo. In difesa Vermaelen, ho le basse forte. Witzel, sapete come si chiama Witzel? Axel, mamma mia. Ah sì, un'ultimissima cosa, se l'avversario quitta conto come la partita vinta tavolino 3-0, quindi sono 3 bei pacchetti. Super pallone di Vescu, stavo recuperato. Hulk è fortissimo, guardate un po' come lo salta. Hulk avanza,
Hulk lo scarta, Hulk ne scarta un altro, Hulk va in mezzo, Hulk la mette per Cristiano, non segna. Bravissimo Fabio Contrao, palla per Hulk, Hulk ancora, Hulk se ne va con i numeri, Hulk la botta di tiro di... Madonna. No dai dai. Mannaggia la pure... Speranza è quella dell'avversario, perché a me sarebbe veramente il crimine. Fattore casa, ragazzi. Fattore casa. E andiamo a vederli. Oddio, 100 d'intesa. Questo è ancora più bestia. Silva, Xavi, Mata, Hummels, Boateng, Courtois, Benzema, Diego Costa. Questa è forte. Eh sì. No. Mamma mia, mamma mia. Ma che due palle. Già 1-0. Oggi non sono in vena. Neanche un po' un'arteria. Bravo. Lo vede? Lì! De Jong! De Jong! No, dovevo passarla. Dovevo passarla. Li faccio la bastarda adesso, eh. No, dai, ma perché ste boiate? Mamma mia, ma non ci credo. Già 2-0. 2-1. Edi? Lo vede? Ronny? 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 La mette in mezzo! Di testa Zecco, fammelo! Non me lo fa, il suo portiere è Gesù! Dai, dai Zecco! Dai, l'hai visto! Dai Hulk! No, è troppo lungo! Hulk, dai! Oh, mettimela bene! Mettimela bene! A pennello! No, non va, non ci credo! E ovviamente su rimpallo la palla... Non ci posso credere! Non può essere così scarso! Non! Ma devo perderla io questa partita, cioè è già scritto! Non! Ma guarda che cane, io non gliel'ho fatto prima il gol, non gliel'ho fatto, lui l'avrebbe fatto al primo tentativo, al primo, e mi ha appena segnato di nuovo, non ci credo! Quanto sto godendo in questi... non ci credo! Fer, me la va a mettere in mezzo dove c'è Zecco! Miracolo... Ancora miracolo! Non è possibile! Non può esistere! No! A lui la passata! No, io non me lo ho fatto! Ditemi voi se io mi devo distruggere il fegato per un gioco.